Siamo alla Cascina Veneria di Lignana, che è una delle aziende più grosse a livello europeo, di 700 ettari, dove viene coltivato esclusivamente riso. I primi documenti sulla cascina risalgono al 1400, dove dei monaci hanno iniziato la bonifica di queste zone paludose. Il primo documento della coltivazione del riso risale al 1718. La cascina ha avuto diversi passaggi. Nel 1937 è stata acquistata dalla famiglia Agnelli, che poi ha inserito la cascina nella SAI Assicurazioni, e attualmente dal 2010 è della famiglia Bertoldo. Qui ci troviamo di fronte ai vecchi capannoni dove veniva conservato il riso, e nel 1949 è stato girato il film Riso Amaro. Le ultime scene del furto del riso erano girate proprio in questi capannoni. In cascina viene svolta tutta la lavorazione, dalla semina al confezionamento. Tutti i passaggi sono svolti interamente in cascina e il riso che viene prodotto è di alta qualità. Adriano, ricordati che oggi deve arrivare il carico di Carnaroli per la lavorazione. I processi della produzione del riso si svolgono in diversi passaggi. Il primo passaggio di lavorazione, da risone si passa nella sbramatura, uno sbramino che con due rulli in pressione tolgono queste glumelle che si chiama lolla. Rimane solo il chicco pulito, che nei diversi passaggi delle macchine si toglie poi delle impurità. Tolti questi, teoricamente sarebbe un riso integrale, già pronto all'uso. Però il riso commerciabile è bianco raffinato. Per arrivare a questa situazione ci sono dei passaggi fondamentali con delle macchine che si chiamano sbiancatrici. Però insieme al riso bianco raffinato rimangono sempre altri chicchi di grana verde lavorata che sembra gesso. Perciò devono essere tolti, e tramite bonarde, dove hanno dei pori, sono cilindri che girando tolgono questa grana verde lavorata. Fatto questo, il passaggio rimane il ciclo del riso finito, dove arriverà una selezionatrice ottica che deve togliere il vaiolato, che sono chicchi macchiati che devono essere tolti. Quel passaggio lì poi mi porta anche il riso finito e pulito, che va nei silos del bianco, dove poi si va al confezionamento.